Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake salato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 45 minuti. Gli ingredienti sono farina tipo 0, pomodorini picadilli, pomodori secchi sott'olio, specche a striscioline, mozzarelline, lievito per torte salate, latte, sale, uova, olio di semi, origano, parmigiano e un po' di pepe. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Lasciamo il parmigiano all'interno del boccale e andiamo a mettere la farina. Le uova. L'olio di semi. Il latte. Il lievito per torte salate, l'origano, il sale e un po' di pepe. E andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5. Il nostro impasto è pronto, andiamo a imburrare uno stampo per plum cake e accendiamo il forno ventilato a 180 gradi. Trasferiamo una parte dell'impasto all'interno del nostro stampo. Andiamo ad allargarlo un poco sul fondo e iniziamo a farcire il nostro plum cake. Iniziamo con i pomodori secchi. Prendiamo gli straccetti di speck. Qualche mozzarellina tagliata a fettine. Adesso andiamo a ricoprire col resto dell'impasto. Dopodiché andiamo ad aggiungere le altre mozzarelline.
E adesso andiamo a mettere i nostri pomodorini. Adesso andiamo a infornarlo per 30 minuti a 180 gradi a forno ventilato. Plum cake salato. Grazie e alla prossima ricetta.